carissimi amici, ben ritornati un'altra volta qui. Avete sentito picchio, rumori della strada, state a sentire un po' tutto quanto. Oggi è il 9, l'avete fatto l'alberello ieri? L'avete fatto? Io sì, l'ho fatto e l'ho finito pure in tarda serata. Mo' facciamo un'altra bella cosa, visto che è diventato ormai per me un must farmi la sbarbatina insieme a tutti quanti voi, anche perché è bello condividere insieme, tutti quanti insieme, questa passione che abbiamo di farci la barbina. Vedi qualcosa di particolare in testa? Sì, bene, ho spostato i capelli dall'altra parte perché erano ingestibili. Quindi noi rifacciamo la nostra bella sbarbatina mattiniera, perché è mattina, sono le 9:15, e vado a fare il live Periscope. Aspetta. Amica di Maurizio Costanzo, mi pare. Vabbè, ok, tanto mo stiamo in diretta. Allora, come già precedentemente annunciato ieri sera, perché ieri sera chi mi segue sa che ho fatto una breve live in qualche maniera, eccoci qua, nella quale ieri ho detto pure che mi facevo, utilizzavo questa, vedi questa qua, tu la vedi questa qua, la vedi? Come possiamo, tra virgolette, oggi interagire? Salve ragazzi, ben trovati, buongiorno a tutti quanti. E questa mattina, come dico, buongiorno pure a te, come dico, questa mattina vado ad utilizzare la crema da barba della Nivea, perché non l'ho mai testata e volevo un attimo approfondire la mia curiosità in tal senso. Allora, signore e signori, stamattina faccio il classico video mio del neofita che ha appena acquistato i prodotti da barba, che sia un rasoio, che sia un pennello. Stamattina vado tanto bello 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 di Wilkinson Classic, quindi non faccio non uso grandi prodotti, ma mi tengo sulla fascia veramente low cost più possibile della rasatura. Ci vado però a mettere, visto che ieri ho testato sulla mia pelle l'altro ieri ho testato, perché l'altro ieri l'ho fatto, le Feather sul Fadip, argomento che ho trattato anche ieri sera. Te sei ordinato il Fadip, mentre lo dicevo mi hanno scritto che se lo stanno acquistando. Ragazzi, attenzione quando lo utilizzate, perché è un trattore, è un aratro. Niente che dire male, ma semplicemente fate molta attenzione quando lo usate per la prima volta, perché è un rasoio che secondo me andrebbe utilizzato giustamente con barbe abbastanza lunghe, quindi 3, 4, 5 giorni. Non azzardate con la barba di un giorno la prima volta, perché vi scorticate, ve lo posso garantire. Buongiorno Matteo, ben trovato, ben collegato. Allora, dicevo, visto che poi io sono uno che chiacchiera troppo, e questo si nota, e stamattina vado a mettere, scusate, un'altra cosa. L'altro ieri mia moglie torna a casa e mi dice: ti ho comprato una cosa nuova. Dico: che mi hai comprato? Se ne esce così. Eccola! La faccia mia è stata proprio: ma mi stai a pià per culo? No, ma ti ho pensato. Mai pensato? Cioè, vabbè, pro raso, però mai pensato così mi avevo male. Niente a che dire della pro raso pure, dico semplicemente che non utilizzo la schiuma istantanea, perché mi piace utilizzare il wet shaving, quindi la rasatura bagnata, umida, sudata, mi piace. E quindi, piccolo aneddoto della mia casa, oggi vado ad utilizzare il Wilkinson Classic, che qualcuno ha detto che è stato bocciato addirittura da gran maestri. Io non sono gran maestro, sono un semplice utilizzatore. Buongiorno a te, e posso dire che a me piace, soddisfa. Certo, non ti dà una rasatura così perfetta come fa il Fadip, il Mule, l'Edwin Jagger, un corpo che... hai capito? E effettivamente sì, è un rasoio per principianti, che primo utilizzo ti fa capire come funziona la rasatura tradizionale. Questo per me
è una cosa, un primo step da farsi. Ti faccio vedere anche com'è la confezione, perché come tra virgolette amatore ce l'ho uno ancora bello sigillato, vedi, in caso di rottura, perché so che essendo di plastica il rasoio è facile cadere in tentazione di avvitarlo troppo, e qualcuno c'è cascato, ha avvitato troppo e gli si è rotta il rasoio, si è rotta la testina, perché la testina è un rasoio a due pezzi come un bikini d'altronde, e gli si è rotto il perno, quindi l'ha dovuto cestinare. È un gran peccato, quindi vedi, io ce l'ho qui di scorta, quando li trovo li compro semplicemente buongiorno, semplicemente perché ho la fobia che mi si rompa e non lo riesca più a trovare. Allora, bando alle chiacchiere, bando alle ciance e tutto quanto, stamattina ti voglio far vedere come si comporta il Wilkinson Classic con le lamette Feather, che sono giapponesi e sono le, diciamo, quelle più taglienti che ho nel mio armamentario. La vado a prendere logicamente nuova. Ragazzi, preciso per chi inizia adesso e non ha visto gli altri video, che le lamette di solito io le uso fino all'estremo proprio, cioè non faccio una rasatura e le butto, assolutamente no, le utilizzo anche per 4-5 volte, quindi di conseguenza ammortizzo un pochetto. Ecco, io appena chiuso il Wilkinson Classic, quando senti che non si muove più, perfetto, non forzare, perché se ti scivola ti si gira e ti affetti le dita, e questo non è una cosa buona. Riponiamo in sicurezza, e preciso per i nuovi che sotto questo tipo di pacchetto qui può, buongiorno Sor Carmine, può ricevere le lamette usate, quindi metterle in completa sicurezza e non gettarle così magari alla rinfusa e creare anche un problema a chi fa la raccolta della spazzatura, mettendolo in pericolo, perché comunque sia, sono sempre lame e tutto quello che circonda poi le lame e le schifezze varie. Allora, per utilizzare, ti faccio vedere una cosa, oggi vado di sintetico con l'S-Brush, l'economico, buongiorno a te, ben trovato, questo è l'economico dell'Omega. Allora, te volevo far vedere due cose. Allora, se io andassi, intanto ci monto dopo, no? Se io vado a montare come faccio di solito, questo pennello tende a essere un po' duro quando lo spingi giù. Poi c'è chi dice che spingendolo giù si rovinano le setole. Beh, io non è che le comprimo fino alla morte, ma le spingo semplicemente. Questo è un altro pennello, il Pantarei sintetico. Guardate la differenza, il ciuffo si apre, ok? Quindi differenza c'è. Credo che anche l'Eye Brush, sempre dell'Omega, sia migliore in tutti i sensi. Poi l'ho sentito con la mano, quindi posso assicurarvi che l'Eye Brush è migliore rispetto all'S Brush, perché costa pure di più. Allora, facciamo le prime cose importanti della rasatura, che è bagnare il pennello, metterlo in ammollo. Io adesso che ho la vaschetta della Pantarei per montare, di solito utilizzo la vecchia ciotola per mettere in ammollo il pennello, anche se è sintetico fallo lo stesso. Cosa importante è che se tu riscaldi la ciotolina dove andrai a montare, il fattore calore aiuta molto nel mantenimento e anche nella creazione della schiuma con del sapone, quindi è un procedimento che secondo me conviene sempre farlo. Io questo ragionamento l'ho scoperto da poco, nel senso che da poco mi sono convinto di provare, di testare questa metodologia, e mi ci sto trovando bene. Allora, signori, facciamo una sbarbatina, vedi che parlo troppo? Provo giusto per iniziare, come se avessi iniziato oggi per la prima volta. Accantona il tuo bel multilama, mettilo là, lascialo lì, e prendi un bel pre-barba. Ce ne stanno tanti, c'è quella del Vitos, c'è quella della ProRaso, c'è quella della Prep, eccetera, 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 eccetera. C'è l'olio della rasatura, c'è l'olio della Floyd per radersi, che è molto buono, è mentolato, però è mentolato. E ci sono altre marche che lo fanno, come la TFS, che fa un ottimo pre-barba. Allora, visto e considerando che immagino oggi di essere andato al supermercato, tra virgolette, di mattina presto, tu dici, sei impazzo, chi è che ci va l'apertura? Oddio, aspetta, scusami Matteo, non t'ho seguito un attimo. Io ce l'ho perché mi è stato gentilmente regalato, ce l'ho qua dentro quello della Vitos. Eccolo qua.
è molto moltissimo mentolo, cioè un Vixinex, ce la presente? È uguale, la stessa profumazione. Allora facciamo finta che io abbia trovato, per chi inizia, no? Dopo che mi sono ricevuto il matto che va al centro commerciale di prima mattina, e ipotizziamo che vado e compro Prolaso Bianca. Allora, la cosa fondamentale è bagnarsi il viso. Considero che ho fatto la doccia pochi minuti fa prima di registrare, quindi diciamo che un po' il visetto l'ho aiutato ad idratarsi. Ragazzi, credo che sia proprio il telefono che stia partendo, eh? Problemi di connessione? No, proprio il telefono che va, per i fatti suoi, purtroppo. I'm sorry. Ah. Se va a scatti, io lo vedo che va a scatti, ma non, è proprio il telefono che non va più. Mo quando c'ho un momento di tempo lo resetto tutto e riprovo a ripristinarlo, magari cambia qualche cosina, però purtroppo non ce posso fare niente, ragazzi. Anche perché se chiudo adesso le applicazioni, mi si chiude il live, poi mi si allunga troppo il tempo anche della registrazione. Quindi ragazzi, prendetela per buona oggi, così poi provvederò in qualche maniera. Allora, esattamente, questo è un pre-barba che tu vedi, c'è anche nella colorazione verde e rossa. Questo va applicato così. In teoria dovresti massaggiare ancora di più il viso, no? Non vi preoccupate le prime volte per il tempo che ci impiegate, perché è normale, cambiando rasatura magari avete paura di sbagliare, di farvi male e tutto quanto, però non succede niente. Poi prendete la vostra bella crema, la Nivea. Il bianco sì, c'ha un buon profumo. Ecco qua la Nivea. Non mi chiedete la profumazione perché è taso di, non la riesco a capire. Comunque c'è la stessa fragranza del balsamo della Nivea che c'ho ma non utilizzo quasi mai. Lo stai, fatti vedere, esci fuori. E' qua. Perché che succede? La Nivea te la regalano sempre a Natale. Quando ti dicono ti ho fatto il pensierino, te ti preoccupare perché ti arriva sto set qua, capito? L'unica cosa, tra virgolette, che poi ti rimane utile è la trousse dove mette poi quando viaggi tutti i prodotti. Però a me quando mi dicono ti ho fatto il pensierino mi pia male. Mi pia proprio male. Ma no perché mi regalano una cosa così che, voglio dire, è abbastanza abbordabile, ma perché ho paura di quello che c'è sta dentro, capito? Vabbè, lasciamo perdere questa, è una parentesi particolare. Cosa importante, tieni ancora, vedi il pre-barba si è quasi tolto, non si vede più, continua a tenerlo per un minuto, due minuti, prendi un pochino di crema. Io abbondo sempre, io non mi fido di quelli che dicono prendi soltanto mezza falange, perché sennò che cambia, muore qualcuno. Allora, S-brush, ciotolina Pandarei, che ti aiuta, vedi, come una tavolozza del pittore. Tu metti il dito qua e ti diverti. Divertimo, se no. Savante ostico sto coso. Mazza. Duro come il legno. Tosto come una cosa. Ecco, vedi, un pochetto lavora, certo, il pennello less brush non è proprio il top del top, però come si dice, meglio di niente, se vuoi in sintetico, vuoi spendere poco, ce l'hai il pennello, non è che non ce l'hai. Però certo, ieri ho provato il Pantarei, tutta un'altra cosa. Ci vuole un po' più di acqua perché ho preso tanta crema. Allora, la pagina Facebook, e io ti invito a entrare nel gruppo che ho fatto. Allora, ci stanno due gruppi. Uno, logicamente, è il mio e si chiama Baffi a Manubrio, rasatura tradizionale dei Vintage Club, perché si parla anche di rasoi vintage, ci si scambiano informazioni e cose varie. Poi c'è l'altro, buonanotte, l'altro gruppo dove comunque sì, abbiamo il gemellaggio, che è il rasoio e pennello.
e là trovi persone molto 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 esperte, simpatiche, che ti possono dare consigli. Ecco qua. Diciamo che anche il pre-barbabianco mi sta dando un pochetto fastidio agli occhi, nel senso che mi sta facendo venire voglia di lacrimare, ma io non lacrimo, bene? Ecco qua, allora. Bella corposa. La profumazione non è male della Nivea, anzi è piacevole, molto molto piacevole. Sembra quasi in bagno schiuma, però sai quelle profumazioni a bagno schiuma, quelle un po' diciamo prepotenti. Ecco qua. Vedi, appoggi il tuo bel pennello nel poggiadito della tavolozza Pantarei. Poi lascia agire un pochetto, se vuoi, un po', però deve essere ben idratata perché sennò ti si secca in viso, un pochino la schiumetta. Prendi il tuo bel rasoio, semplice semplice, con una bella lametta prepotente oggi, e vai. Io mi sento di dire che con Wilkinson Classic puoi permetterti anche l'errore. Ciao Carmine, grazie della... Ok, perfetto, grazie della compagnia, ci vediamo più tardi. Vedi, io mi sbarbo con la mano in tasca, tranquillo. Come se niente fosse, però è piacevole. Ecco qua. No, devo dire effettivamente che è simpatica questa profumazione, è carina. È come quando conosci una ragazza che dici che non è tanto bella, però è carina e simpatica. Sono pure fa. E magari poi vedi che la simpatia è la cosa che ti convince ancora di più e te ci innamori, no? Che ne sai? Ecco qua. Poi di norma io faccio due passate. Sto sparpatello. Beh. Ah. Allora, se vedete ancora nel video che io sotto ancora ho dei peli, è normale ragazzi, sono fatto così, l'ho fatto vedere anche ad altre persone che non credevano, e se mi faccio il contropelo mi rimane ugualmente il pelo sotto, c'ho un pelo abbastanza prepotente, che ce devo fare? Poi dico sempre che a me piace il pelo, quindi di conseguenza... vederlo non mi dà fastidio. Ok, benissimo. Allora, altro consiglio che ti do a te che inizi a fare questa rasatura: se senti che tira dopo che hai fatto la prima passata, vedi che ho utilizzato questo lato perché è quello più sporco. La seconda passata fatelo con l'altro lato. Altro trucco per risparmiare un pochetto: quando hai fatto la barba, mi raccomando, apri il rasoio, lavalo, capovolgi la lametta e c'hai in altre due belle passate tranquille, perché double edge doppio filo, e mica si butta via così, eh. Eccoci qua un'altra volta con la seconda bella passata della Nivea. Quando mi piace questa Nivea, mamma, non può capire. Sì, però è troppo dura, sembra un stucco per chiudere i buchi. Allora, la seconda passata, se tu la volessi mai fare, te la consiglio un po' più liquida, quindi aggiungi un pochino, un filo, sempre un filo di acqua, dentro la ciotolina e rimonta un'altra volta, quindi rifai i giri sulla ciotola, in modo che la seconda passata sia più delicata e più liscia, perché il pelo logicamente è già stato reciso e quindi ti servirà
un wet shaving perfetto, o almeno ci proviamo. Noi non siamo professionisti, ma siamo amanti e cultori di questa passione. A noi ci piace tanto il wet shaving. Vediamo un po', eccola qua. Beh, carina, simpatica, dai, simpatica sta Nive, mi piace. Mi piace, quindi se la trovate, compratela. Eglielo, eh. Oh, grazie Matteo, solo che mi sta un po' stretta, vedi, perché essendo così tanto muscoloso io ho il problema che mia moglie, quando andiamo in giro a fare soprattutto i vestiti e mi compro io, mi fa come i ragazzini, no? Mi fa misurati, sta bene, prendevo, poi vai a casa, o te sta largo o te sta stretto, quindi, ecco qua. Che devi fare? Poi dopo che mi ha fatto sta sorpresa qui che io... Che me la posso via? Non me la posso via, dai. Eccoci qua. Ecco qui. Matteo, mi vedi pure te con un lag particolare? Poi altro consiglio che do, ragazzi, non fate molte passate, cioè quindi non rastrellate troppo, andate un passaggio magari più netto, deciso e corto, ma non fate troppi passaggi sulla stessa zona. Che devo fare purtroppo, raga, perdonatemi, ma non so se è un difetto proprio di Periscope, perché visto che ultimamente hanno fatto parecchi aggiornamenti, non vorrei che sia quello. Dai, fate finta che io sia una radio anni tipo stile 98-99, quindi primi streaming che non ci si capiva niente, fate finta di quello, dai. È come cantava Nino Baffi, eppure sono contento, proprio nel cuore me lo sento. Yeah, Pantarei Burlow. Yeah, becca questi spicci. Ah. Allora, al finale, addirittura d'arrivo, quando ti rimane un po' di crema dentro la ciotola, non buttarla, utilizzala come maschera di bellezza. Te lo dico perché comunque sia, essendo un prodotto che serve ad idratare il viso prima di una rasatura e quindi proteggerlo, dopo la sbarbata, secondo il mio stupido pensiero, credo che ti possa aiutare in qualche modo, comunque sia, a... Aspetta. Non riesco a capire che... Ti aiuta a proteggere l'epidermide appena tagliata, perché quando tirati porti via anche un po' di pelle secca. Poi, cosa fondamentale, lava sempre il pennello, mi raccomando, lavalo benissimo. Poi altro consiglio che do sempre, quasi sempre, per chi inizia... No. Non c'entra niente. Buongiorno, ben collegato, grazie per la camicia. No, il profumo della Nivea non ha, assolutamente non assomiglia a palmolive, c'ha un odore particolare, raga, questo non ve lo so descrivere, non lo so, però non è male, è buono, eh? E poi lo stesso del balsamo, quindi se l'avete utilizzato e siete capitati pure voi come me, vanno fatte il pensierino. Se vanno fatte il pensierino, lo sapete benissimo come me. Allora, io consiglio sempre, per chi inizia, anche la Lumi di Rocca, perché ti salva. Se ti fai il taglietto, passi, bagni questa pietra sembra un tocco di sale gigante, lo bagni, lo passi sulla zona tagliata
e ti si blocca subito il sanguinamento, certo se è una piccola, un piccolo taglietto. Io ho comprato quest'estate già il riparatore e per grazia di Dio ancora non l'ho usato, ringraziamo sempre Dio. Lume di rocca lo consiglio anche dopo la rasatura, perché serve a disinfettare la pelle ma nello stesso tempo aiuta la pelle a rafforzarsi di più, quindi utilizzalo. Poi lo sapevi, questo lo puoi utilizzare anche come deodorante? Ah, non ci credi? Allora un giorno fai una prova, non ti metti il deodorante, lavati le ascelle, perché è normale, perché se già te puzzano un po' fa niente, te le lavi, bagni la lume di rocca, te lo passi sotto, te lo passi sotto bene 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 e mettete una maglietta e esci fuori, vedrai che tutta la giornata non puzzerai, fidate, me l'hanno detto a me, l'ho provato sinceramente e non ho avuto nessun tipo di problema. E che ti voglio dire, che ti voglio dire, quindi adesso io mi tolgo la maschera di bellezza, mi sciacquo il viso e utilizzo l'allume di rocca, che l'allume di rocca disinfetta. Perché te lo consiglio per la prima volta? Perché cambiando la metodologia di rasatura sicuramente avrai delle irritazioni. Sì, è buonissimo, però logicamente brucia un pochino, però diciamo è un bruciare molto sopportabile, non è fastidiosissimo. Allora mi vado a togliere la mia maschera di bellezza e vedo che purtroppo sta cominciando a cedere, si sta un po' seccando, però va più che bene perché rimane bella idratata se la vai a toccare. Sì, rimane. No, il profumo è buono ragazzi, è buono, buono, un buon profumo, delicato, molto delicato, mi piace. Qua mi sono sporcato, vabbè. Allora, un'altra cosa ragazzi, volevo far vedere, stamattina ho utilizzato per farmi la messa in piega, ho utilizzato questa cera qua che mi è stata consigliata tempo fa, molto dura, proprio dura nel vero senso della parola, pure quando la prelevi. Allora poi vai a prendere il tuo bell'allume di rocca, lo bagni e te lo passi. Ecco qua, lo rimetti nella scatolina. Oddio carissimo, lo dovrei rivedere quel rasoio, perché adesso non ce l'ho presente, perdonami. Allora poi per chi si fa crescere i baffi e ce l'ha e li vuole un attimo curare, mi raccomando, vedi qua il filo elettrico, guarda, filo proprio, filo elettrico, spazzolata, questo lo devi fare quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni lo devi fare. Altra cosa importante, non applicare mai, ma qual è quello là, quello lì, aspetta, mi sembra di aver capito qual è, quello che deve ancora restaurare, no, bello, bello, buongiorno Luca, ben collegato. Allora dicevo, se dovete mettere la cera non mettetela mai dopo che avete fatto la barba e quindi siete bagnati, perché sennò la cera non si applica bene. Allora, il lavoro che dovete fare per viziare i baffi è questo, quindi prendi i peletti che poi cresceranno e girali, vedi, essendo bagnati adesso non vengono. E devi riscrivere carissimo perché non ho fatto in tempo a leggerti. Ecco qua, vedi. Quando sono bagnati fanno come gli pare, giustamente, e quindi hanno bisogno di asciugarsi per bene. Poi c'è chi vuole fare ogni tanto una manutenzione, io la manutenzione del baffo taglio. Ci ho messo 4 mesi per farli venire abbastanza bene e considera che sono ormai 7 mesi che li porto, però io poi quando arrivano a una certa lunghezza li taglio perché sennò poi sono ingestibili per me. Vedi, nonostante ciò sono bagnati ancora, non prendono forma, guarda. Ci vuole tempo e pazienza, ragazzi, con i baffi,
Poi diciamo che io certe volte li lascio proprio liberi. Te l'ho detto, ci vorranno 4 mesi, 5 mesi. Ecco, per esempio, ho individuato un baffo che potrebbe essere tranquillamente reciso senza difficoltà. Ecco qua, vedi? Olè. Eh sì, quasi tutti, vabbè, a parte alcuni sono fatti in Inghilterra, eccetera, eccetera, però made in USA ce l'ho pure io su questo qua, non so se tu lo vedi, guarda, è scritto made in USA, tranne questo qua che era di mio padre, che ha delle sigle sotto, eccole qua, no, sono bellissimi questi rasoi, sono bellissimi, io se avessi la possibilità li collezionerei tutti quanti, però a Roma purtroppo se vai a Porta Portese ti chiedono delle cifre che sono spropositate per il valore e più che altro per lo stato di conservazione del rasoio. C'era uno che me voleva vendere uno Slim Twist tutto arrugginito, tutto rotto, a 30 euro. Io ho detto, senti, se te dico, ma va a tappi al saccoccia di il Gillette Slim Twist. Buono uguale se metti in Pakistan. Vedi, pure qua c'è un altro pelo che non mi piace, me lo vado a tagliare, eccolo qua, vedi? Non serve, sto troppo su. Sennò poi non vengono precisi, capito? È quello il problema. Eccoci qua. Piccola, una piccola. Oggi non gli vado a prendere forma i baffi, io proprio. Sembra un pesce gatto oggi. Vabbè, dai, abbiamo raggiunto la forma che può andare bene per me, che mi può piacere. Ok ragazzi, quindi la mia piccola dimostrazione anche oggi ve l'ho fatta con molto piacere e molta soddisfazione. Adesso che ho sistemato i peli, manca soltanto un'ultima cosa, è questione aftershave lo devi scegliere a seconda della tua pelle, cioè se hai una pelle molto sensibile utilizza i balsami o le creme, non andare a utilizzare la base alcolica perché poi piangeresti dal dolore. Nel mio caso oggi, non essendomi irritato senza anzi senza problemi, non mi sono irritato e quindi posso tranquillamente mettere un bel aftershave alcolico, c'è da mettere il ProRaso verde, eccolo qua, ha una fragranza che a me gusta, quindi lo vado a utilizzare senza preoccupazioni. Ecco qua, mi ricorda molto l'estate, non lo so perché, mi ricorda l'estate. Ma sappiamo bene che poi ogni profumo rievoca a noi un pensiero.
No, ma è buono quello, è buono. Poi ci sono quelli, per esempio quello fatto in crema della ProRaso, c'è cioè la stessa profumazione del prebarba e del sapone, quindi molto mentolato. Sì, infatti lo stavo dicendo adesso, c'è cioè un altro sapore che non c'è, cioè un altro odore che non ricorda per niente il sapone, il prebarba e via discorrendo, è tutta un'altra cosa. Sì, ho capito, tu hai la confezione da 400 ml come quella del Floyd, ho capito benissimo. E ragazzi, quindi io termino qua la mia registrazione, spero di esservi stato d'aiuto. Ecco qua nuovamente una bella. Il Don Donato è sì, è alcolico, però c'è una profumazione fantastica che vale la pena anche soffrire qualche istante, perché tanto non succede nulla, non ci si muore. Però è molto buono e quindi parere mio personale è molto molto buono. E grazie ragazzi per la compagnia, a voi di Periscope, grazie mille per quello che dite, e a voi grazie per aver visto il video. Ci vediamo alla prossima sbarbata, quindi credo, sperando domani, che poi lo riesca a fare, e ci vediamo, e ci vediamo domani. Grazie a tutti, buona sbarbata e un ciao da Luca.